Ciao ragazze, allora sì, ho tagliato i capelli come avevo anticipato su Facebook. Questi davanti sono super scalati perché erano molto danneggiati, quindi ho voluto tagliarli, farli più scalati, mentre quelli dietro sono più lunghi, però ho tagliato tipo 10 cm che per me sono tantissimi. Quindi oggi vi faccio vedere tutti gli acquisti che ho fatto ultimamente a Parigi, a Firenze e anche qui ad Amsterdam, quindi un po' sparsi per l'Europa. Tra l'altro di Firenze voglio assolutamente farvi conoscere questo negozio che si chiama Boutique Nadine, che vende tutto cosine vintage molto molto carine, ma gli accessori che mi hanno colpito di più, adesso vedrete, sono quelli realizzati con i bottoni vintage Chanel. Quindi sono dei bottoni Chanel originali, però adattati su dei gioielli che creano loro. La prima cosa che ho preso è questo bracciale con tutti questi charm rossi e blu, che ha un po' lo stile marinaresco, che mi sta piacendo molto quest'estate. Poi ho preso un altro bracciale, questo è blu, mi piace perché è regolabile e ha questo fiocchetto ed il bottoncino Chanel al centro. Poi ho preso questa collana lunghissima che ha il bottone, questo è molto classico, nero, con il doppio logo dorato, e mi piace appunto perché la collana è molto lunga, e l'abbino con i top oppure con gli abitini. Poi, siccome sapete che sono fissata con i cerchietti e gli accessori per capelli, non potevo non prendere un cerchietto, per questo sono passata all'altra bottega, perché ce ne sono due a Firenze, anche parecchio vicine l'una all'altra, ma volevo assolutamente questo cerchietto e quindi sì, ho preso questo in stoffa con questo fiocchetto, e anche questo ha il bottoncino Chanel al centro. Questo è tra tutti forse il gioiello che più mi piace tra tutti quelli che ho preso, ed è questa collana con la Torre Eiffel ed il bottoncino turchese, questa è bellissima. Poi ho preso questi orecchini con il bottoncino rosso e anche questi dorati. Poi arriviamo agli acquisti di Parigi, ho preso questo bellissimo beauty case, perché quando viaggio, insomma, ho il beauty case di Hello Kitty, però non ci sta tutto più dentro, e quindi ho preso quest'altro in un negozio di souvenir, che secondo me è bellissimo perché ha tutti i trucchi, è rosa, e poi ci sono anche i pois, cioè rendiamoci conto, e poi ci sono tutti questi gattini che, insomma, come sapete sono un amante dei gatti, quindi insomma non potevo farmi sfuggire questo beauty case. E poi quando sono stata a Parigi non potevo non passare anche dalla Adore, ho preso una cosa che era da tempo che volevo e insomma stavolta mi sono convinta e l'ho presa, ed è il portachiavi l'Adore con anche questo alla Torre Eiffel e tre macaron bellissimi con questo fiocchetto. Inizialmente volevo prendere il fiocchetto turchese, ma i colori dei macaron non mi facevano impazzire, perché li vendono di diverse colorazioni, cambia sia il fiocchetto che i macaron. Alla fine invece mi sono decisa per questo, perché i macaron sono di un colore che mi piace molto, e insomma questo portachiavi lo adoro e l'ho lasciato qui nella scatola apposta per farvi il video haul. Adesso, appena finisco di girare questo video, prendo e lo metto subito sulle chiavi di casa. E poi qui ad Amsterdam ho preso anche qualcosina dell'ultima collezione Chanel, che vi faccio vedere subito. Ho preso questo fondotinta perché ne ho sentito parlare talmente bene, dovrebbe essere ottimo per le pelli miste in estate, leggero ma comunque con una buona coprenza, e tra l'altro mi sono stupita perché controllando le colorazioni ho visto che questa era tipo perfetta per la mia carnagione con sottotono rosato. Mi è sembrato impossibile perché di norma i fondotinta Chanel hanno colorazioni parecchio scure, a parte un altro in polvere che utilizzavo tempo fa, sono tutti troppo scuri per me, e quindi sono super curiosa di provare questo. E poi ho preso due dei tre smalti usciti con questa collezione. Il primo è Tabù, che è questo bellissimo color prugna bordeaux con questi con questo duocrome e questi glitterini dorati, molto bello questo colore. E poi Bell'Argus, che spero si pronunci così, che è questo blu cielo metallizzato, insomma splendidi entrambi. Mi piaceva anche l'altro, però credo di averne uno della pupa che è molto molto simile, quindi ho preso questi due. Poi sempre nella stessa profumeria ho preso questo smaltino OPI, che è pieno di coriandolini, e come sapete mi piacciono questi smalti da applicare sopra a delle basi monocolore, perché danno insomma un tocco in più e mi ricorda un po' il top coat Confettis della L'Oreal, anche se insomma i colori sono diversi. E niente ragazze, questo per oggi è tutto, vi mando un bacio grande e alla prossima, ciao! La piega invece è questo marroncino brillantinato, lo stendo molto leggero, soltanto per definire leggermente la piega.